Buonasera, benvenuti alla quarta partita della seconda giornata degli ottavi di finale. Hanno giocato l'Heavy BBH contro Silvestri Bijou e i BBH hanno vinto 2-0. Presentatevi. Pollicione, Romano, Picarelli, Odonkor, Cozzolino, Pollicione, meglio, Odonkor, Rispo, Di Feo, Cavandrelli. Ci hai pensato sopra? Oh, com'è andata la partita? È arrivato Micciche. Anna Ciliberti. Ciliberti. Com'è andata la partita? Nonna Anna. Anna. Mia nipote. Allù. Basta polpettone e basta tornare alle 7. Oggi, basta. No, comunque. Alle 7 di che ora? Comunque, la partita era scritta. Tremendi. Siamo scarsissimi, però teniamo lui che è il capocannoniere. Il grande Pollicione che ha fatto un gol. A chi lo vuoi dedicare? A Davide Di Marzio. Poi Rispo dove sta? Barone. Ok, tocca l'Andrea. A chi lo vuoi dedicare? Armenio, Andrea Armenio. Che pensi della partita? No, tutto a posto. A posto. Che vuoi dire? Io voglio dedicare la vittoria a mia nonna. Bacione. A lui che è il suo compleanno oggi. Auguri. Grazie. E dedichiamo la vittoria anche a Giorgio Spina che agli arresti domiciliari. Spina libero, ti aspettiamo tutti, siamo qui con te. Forza Reale! L'ultimo, dopo andiamo tutti a Genova. Sì, però parla a me. Seriamente non volete dire niente? Sì, dedichiamo la vittoria a Cacciaputi. E basta. Della partita nessuno vuole dire niente, com'è andata? E com'è andata? No, è andata. Abbiamo trovato un nuovo mister ottimo che può stare solo in panchina. Un po' il linguaggio, però. Sì. Io parlo inglese, capito? Italiano e napoletano. Non fa niente. Fai bene. Grazie, grazie. E vabbè ragazzi, non volete di niente, vedi? Il camo diventa sempre più pesante ogni domenica, assurdo. Cioè, mamma. Vabbè, io sono rimasta sola, vieni qua, Sessi, salutiamo, un bacio alla madre. Ciao, un bacio alla madre.